La guida musicale Kissas presenta Spazio 1999. Spazio 1999, il famoso telefilm. Non mi dica che se lo ricorda, perché guardi, non ci credo. Certo che me lo ricordo. Aspetti, vediamo. Cosa? Ecco qui, Spazio 1999, titolo originale Space 1999. Fantascienza Gran Bretagna in onda dal 75, insieme a Star Trek, è il telefilm che ha contribuito maggiormente all'immaginario fantascientifico dei telespettatori italiani. Ma cosa diavolo sta facendo, Anfossi? Mi sto documentando. Ma lei non si deve documentare, lei deve fare l'insolita nebulosa parlante. Balpo, per favore. Cosa c'è? Non voglio fare la nebulosa parlante. Perché? Ma perché no? Ma fare la nebulosa parlante è un'ottima occasione per un attore. Già, la ringrazio per l'attore, però io in realtà... No, non deve ringraziare me, io sto solo leggendo qua, ecco, quello che c'è scritto qui. Qui dove? Fossi Ermanno, punto e virgola, attore, punto. Beh, ha esordito in radio nel 1951 con le trippe alla madre di cane, punto. E basta. Non è finito. Sì, che è finito. Ma no, qui dice anche che... Io non so dove lei voglia andare a parare, ma sappia che la nebulosa parlante io non la faccio. E dai, uno che ha fatto Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, può anche fare la nebulosa parlante. Cosa vorrebbe dire? Voglio dire che con tutta la sua esperienza potrebbe dare una certa consistenza anche a un personaggio così, diciamo, gassoso come la nebulosa. D'altro lei si sta arrampicando sugli specchi. Lo so. Mi vergogno per lei. Bravo, adesso però si nebulizzi che cominciamo. Settembre 1999. Un'esplosione nucleare ha mandato la Luna fuori orbita, lanciandola alla deriva nello spazio. Sul satellite terrestre c'è la base Alpha, un centro di ricerca guidato dal comandante Koenig e dalla dottoressa Russell. Comincia così un lungo viaggio che li porterà a incontrare forme di vita aliene e strani fenomeni intergalattici, come per esempio l'insolita nebulosa parlante Giovanna, la nonna del Corsaro Nero, cioè Anfossi. Ma cosa diavolo sta dicendo? Beh, a me sembrava di aver capito. No, che... io non facevo la nonna del Corsaro Nero. Ah, e che ruolo faceva, dottor Anfossi? Quando mi chiamavano facevo... Faceva e fa la nebulosa parlante. Quale nebulosa parlante? Chiede la dottoressa Russell, che per motivi di comodo è interpretata dalla voce fuori campo. Motivi di comodo in che senso? Eccola là! Dice il comandante Koenig, indicando il nulla dello spazio infinito oltre il vetro della sala comando. Non è il nulla dello spazio infinito, è un'insolita nebulosa. Non c'è nessuna nebulosa. Tenente Yuri, cosa dicono gli strumenti? Il messaggio non è chiaro, comandante, ma qualcosa c'è. Beh, l'hai sentito anche tu, dottoressa Russell, qualcosa c'è. Sei sicuro di sentirti bene, comandante Koenig? Certo che sto bene, tu stai bene, tenente Yuri? Benissimo, comandante, grazie. Stiamo bene. Se vuoi andiamo in ambulatorio e ti faccio un altro elettroshock. Non dire scemenze, dottoressa Russell, le vedi quelle luminescenze? Sì, comandante Koenig. E come me le giustifichi? Sono solo luci zodiacali. No, non ne sarei così sicuro, dottoressa Russell, quella è un'insolita nebulosa. Allucinazioni. Forse ultimamente ho esagerato col voltaggio. Tenente Yuri, prova a stabilire un contatto. Subito, comandante. Contatto stabilito, comandante. Molto bene. Evidentemente sto sbagliando terapia. Forse dovrei... chiudere la bocca e dare un'occhiata là fuori. Guarda un po' là, dottoressa Russell. Oh, ma quella è... è un'insolita nebulosa. Avevi ragione. Oh, è fantastica, non trovi, dottoressa Russell? Oh, è così... mi fa sentire così... così? Hai notato i flares, come sono pronunciati nell'ultravioletto? Mentre sono praticamente assenti nella finestra usuale dello spettro. È una tipologia spettrale molto interessante. Sì, sì. La massa mi sembra come instabile. Sì. Mi ricorda una NCG fatta a spirale. Sì. Comunque togli quella mano. Quale mano? Questa mano. Ma quella non è la mia mano. Ah no? E di chi è? È la mia. Dice l'insolita nebulosa parlante che ha il vezzo stilistico di cominciare qualunque conversazione con tediose note autobiografiche. Dunque, io ho esordito in radio nel 1951 con le trippe alla moda di Caen. Cosa ti dicevo? Cosa mi dicevi cosa? Beh, le trippe alla moda di Caen è una cosa abbastanza insolita, no? Voglio dire, per una nebulosa. Chi è Caen? Chi? Caen. Caen cosa? Caen chi è? Caen, città della Francia. Sua principale industria è la siderurgia. Tradizionali le fabbriche di ceramiche, merletti e guanti, le concerie, le tessiture e un vento galattico. Mi disperda se so quello che sto dicendo. Dice la nebulosa che fatica a entrare nel succo della questione. Quale succo? Non c'è nessun succo. Dai, Anfossi, cerchi di entrare un po' nel personaggio. Ma quale personaggio? Sembra di leggere un'enciclopedia. Bravo. Cosa? Ottima immagine. Di che cosa sta parlando? Dell'enciclopedia. È un'ottima immagine di riferimento per la costruzione del personaggio. Ma non dica scemenze. Anfossi, lei, l'enciclopedia, la deve sentire, la deve respirare, la deve mangiare. Ma se la mangi lei? Ma lei deve pensare come un'enciclopedia. Anfossi,
pazzi. Lei la deve amare, la deve odiare. La deve piantare. Chiudi la bocca, tu non capisci niente di recitazione. Senta, Balbo, lei all'inizio ha avuto anche il coraggio di dire che l'interpretazione di una nebulosa è una buona occasione per un attore. E che cosa intendeva esattamente? Esattamente? Balbo. Forse ho esagerato. Ecco, credo anch'io. Lo credo anch'io, sì! Dice il tenente Yuri che è sempre Balp, ma un po' più lontano dal microfono. Io non sono Balp, io sono il tenente Yuri Tomaskin! Yuri cosa? Tomaskin! Ma non dire scemenze, in spazio 1999 non c'è nessun tenente Yuri Tomaskin. Infatti io sono il comandante Koenig. Ma sai una cosa, Balp? Sono preoccupato! Anch'io! Dice la sorella del tenente Yuri. Chi? Ho completamente perso il controllo della situazione! Dice la nonna del corsaro nero. Riprendiamo i panni di noi stessi. Meglio. Sì.